Salve, salve da Marco Calabro. Allora, oggi sono qua per parlare di Cocredite Doppio Valore. Cocredite Doppio Valore è un'iniziativa che fa parte di un progetto iniziato nel 2018 che si chiama Cocredite. E che cosa prevede Cocredite Doppio Valore? Cocredite Doppio Valore prevede praticamente che noi li chiamiamo CoCoin, che è un'unità di misura corrispondente a un euro. Quindi si acquistano, facciamo un esempio, 500 CoCoin, che sarebbero 500 euro, però si possono spendere a quel punto sul nostro portale cocredite.com. Nel portale bisogna sempre comunque passare tramite la WhatsApp per fare la cosa, le richieste, noi le chiamiamo le richieste di commissione. A quel punto, quindi non è una cosa, insomma, non stiamo parlando di un portale web di vendita, un marketplace, qualcosa di differente, cioè noi esponiamo dei prodotti, li facciamo vedere. A questo punto, quindi, si hanno questi prodotti in cui bisogna pagare una parte per contanti. Normalmente la parte per contanti è il 30%, mentre è il 33% per le persone che devono spendere dei crediti di Nextio, perché noi diamo la possibilità anche a queste persone di poter utilizzare questi crediti. Da noi, invece, per le persone che acquistano CoCoin, bisogna pagare il 30% del prodotto e pagare il restante 70% in CoCoin. Con questo sistema, che viene chiamato CoCredit Doppio Valore, consentiamo alle persone di ottenere dei beni e dei servizi a dei costi nettamente inferiori, però consentiamo anche alle aziende di poter vendere attraverso questo sistema distributivo. Infatti, da noi, quando si acquistano dei CoCoin, bisogna utilizzare i CoCoin entro massimo 3 mesi dalla data d'acquisto. Quindi, se voi acquistate 500 euro, noi vi abbiamo dato 1000 CoCoin, i 1000 CoCoin devono essere spesi entro 3 mesi, ok? Che cosa abbiamo noi come prima parlo di prodotti, poi parlo di servizi. Come prodotti abbiamo determinati settori. Il settore con cui abbiamo cominciato è il settore accessori moda. Abbiamo cominciato con gli orologi, con le collane, con gli occhiali da sole. Questo è tutto quello che è arrivato nel 2018 praticamente. Abbiamo nel 2019 abbiamo aggiunto il settore, per esempio, materassi, altre cose, insomma, sempre beni durevoli. Nel 2021, invece, causa la pandemia, diciamo, abbiamo rallentato con l'inserimento di prodotti, ed nel 2022 invece sono stati inseriti le poltrone relax, i letti imbottiti, stiamo facendo adesso delle sperimentazioni che termineranno in tempo breve nel settore alimentare, perché quello è un settore che evidentemente interessa molto le persone. Stiamo facendo in maniera praticamente, da un lato, di permettere alle persone di risparmiare, oltretutto su dei prodotti selezionati, cioè noi facciamo la cernita dei prodotti che andiamo a inserire su cocredite.com. Noi in questo senso abbiamo una pagina web che si chiama amaci.eu, che è nata nel 2008, quindi insomma non è un giorno, ed è una pagina di recensione dei prodotti. Noi abbiamo sempre recensito dal 2008 su questa pagina che si chiama amaci.eu, che tra l'altro è stata proprio l'anno scorso, è stata o 2 anni fa, non mi ricordo, comunque è stata rinnovata completamente. Quindi, innanzitutto facciamo noi una recensione dei prodotti, quindi facciamo una selezione fra i prodotti di qualità e i prodotti non di qualità. Dall'altro lato, poi, invece, consentiamo alle persone di avere dei benefici
benefici dal punto di vista dei prezzi dei prodotti, no? Quindi anche questo è un, e questo è facile da vedere, nel senso che io mi sono pigliato l'Aere 6035, che è un cronografo di Emporio Armani. Io mi ricordo che credo che il prezzo fosse 419 euro. Ho pagato praticamente il prezzo, vabbè, insomma, la Co-Credit poneva il prezzo di, parlo al passato perché ormai non c'è più, tra l'altro questo orologio poi se l'è fregato mio figlio, poneva 390. Noi abbiamo praticamente pagato i 390 come? Con un 30% di soldi, ed la differenza l'abbiamo pagata in CoCoin del 70%. In effetti i CoCoin a me erano costati da 70, erano costati 35. Quindi io in effetti questo orologio che era, dunque erano, mi ricordo 419 euro, così capiamo questa cosa, no? Allora, aspettate perché c'ho qua il telefonino, così sta cosa la facciamo subito. Allora, qua, era 419 euro, giusto? 419 euro, praticamente diviso 3. È come se l'avessi pagato 280 euro da 419. Quindi ho avuto un vantaggio economico notevole, no? Magari andavo nel negozio, insomma, mi facevano lo sconticino e me lo passavano 350, pagarlo 280, insomma, sono soldi risparmiati. E faccio questo esempio per dire che Co-Credit nasce con questa idea, ma perché i produttori danno i prodotti a Co-Credit? I produttori danno i prodotti a Co-Credit perché se io vado, Marco Calabro, a comprare un orologio o un prezzo, se io Marco Calabro vado a comprare 100 orologi o un altro prezzo, se vado a comprare, so perché abbiamo fatto un contratto per esempio di materassi, se vado a comprare 1000 materassi da consumare nell'arco dell'anno ho un altro prezzo. Tra l'altro c'è un'altra considerazione, saluto qua Michele Tancredi che è un produttore di divani, che mi faceva una giusta osservazione, dice: guarda che qualsiasi tipo di produzione, aumentando le qualità, le quantità diminuiscono i prezzi. Quindi dice: se io faccio in un giorno faccio un divano giallo, un divano rosso, un divano nero, un modello questo qua, un modello quell'altro, un modello quell'altro, è chiaro che ho dei costi di produzione. Dice: ma se arrivi tu, produttore, in questo caso Co-Credit fa questo, se arrivi tu e mi dici: lavora dalla mattina alle 8 alla sera alle 8 un divano di colore beige, questo modello fatto in questa maniera, o massimo due colori, che ne so, beige bianco per esempio, beige grigio. Dice: e facciamo solo questa cosa. Dice: noi facciamo una quantità di produzione infinitamente superiore. Quindi là sta il vantaggio di Co-Credit, là sta il vantaggio del produttore e là sta il vantaggio del consumatore che sta lavorando con Co-Credit. Quindi Co-Credit, l'aspetto positivo che c'ha fondamentale, io parlando me ne scendo un asino, l'aspetto fondamentale che c'ha Co-Credit è questo qua, è il mio telefonino, è Amazon, chissà, vabbè, lo so che vuole, no, me lo offri qualcosa. Nel momento che avviene questo qua, è chiaro che io posso permettermi di fare degli acquisti differenti. Faccio l'esempio del materasso. Noi abbiamo determinati tipi di contratti e riusciamo ad avere dei livelli qualitativi molto elevati, dei prezzi che sono invece prezzi di prodotti medio-bassi. Insomma, queste cose è chiaro che contano, è chiaro che portano risultati a casa, no? Tutte queste cose, perché sono argomenti importanti. Quindi è vero che il sistema è un poco complesso. Perché è un poco complesso? Perché noi operiamo poi attraverso dei nostri consulenti. I consulenti sono persone, chiunque può essere un nostro consulente, no? Se ha voglia di lavorare, se è motivato, se è entusiasta di quello che sta facendo. Praticamente
praticamente hanno la possibilità di dare dei prodotti qualitativamente molto elevati alle persone, no? E questo è fondamentale, è fondamentale. Oltre al fatto che i consulenti in questa maniera, noi abbiamo una struttura in franchising che si chiama Franchising Click, no? Che è un franchising digitale che opera attraverso queste persone che collaborano con Franchising Click. Questo franchising in effetti permette alle persone con investimenti iniziali, cioè stiamo parlando di decine di euro di stupidaggini, di avere un'attività che gli consente delle soddisfazioni che sono importanti, importantissime. Guardate che io ho cominciato a fare il venditore nel 1978, facendo il subagente, ed ho avuto belle soddisfazioni nella mia vita, insomma. Cose che sono, secondo me, importanti, fondamentali nella vita. Bisogna, cioè il premio della vita è la vita stessa. Voi comunque dovete fare in maniera di avere delle soddisfazioni. Le soddisfazioni sono, chiaramente ci stanno le soddisfazioni primarie, no? Il comprarsi una casa, l'avere una famiglia, l'avere dei figli e poterli crescere e poterli amare. Queste sono chiaramente soddisfazioni fondamentali della vita. Però vi sono anche altre soddisfazioni che io ritengo che siano. L'altro giorno c'avevo una magliettina della Cambogia, no? E una ragazza mi guarda, mi vede questa cosa, ma tu sei stato in Cambogia? Dico sì, io ho visitato 54 paesi nel mondo, fra i quali la Cambogia. Per lei era un sogno poter fare qualcosa del genere che non poteva fare. Bene, io quello che voglio dire è questo qua. Uno bisogna credere nei sogni, io credo fondamentalmente che bisogna credere nei sogni. E secondo, se abbiamo l'opportunità di poter provare a noi stessi quello che valiamo, non facendo dei rischi imprenditoriali, cioè non facendo l'imprenditore a rischiare tutto, dico, facendo questa attività di franchising click e così, io dico, se fare questo tipo di esperienze, io ritengo che sia una cosa bella e importante. Bisogna le cose farle con una certa logica, è chiaro, no? Con ponderatezza, però ci deve essere entusiasmo e motivazione. La ponderatezza è attuativa, cioè la ponderatezza è quando mi stanno chiedendo 2.000 euro, no, un momento, a che servono 2.000 euro? Perché 2.000 euro? Che ci devi fare con 2.000 euro? Allora, questa è ponderatezza, no? Dall'altro lato, invece, bisogna fare l'imprenditore non significa spendere soldi, fare l'imprenditore significa provare, non dico che si riesca, provare a guadagnare soldi. Quindi, in questo senso, vi invito a provare a fare l'imprenditore, non spendendo soldi, insomma, non è quello il sistema. Io credo che, non lo so, se voi avrete modo di avvicinarvi a CoCredit tramite CoCredit, che è la nostra pagina di proposte, amacocredit.com, amaci.eu, che è la nostra pagina di recensioni, sta lì dal 2008, se sta lì dal 2008 ci sarà una ragione. Poi vabbè, franchising.click è invece la pagina web della nostra attività in franchising. Io dico, secondo me, se provate ad avvicinarvi a questa concezione, questo approccio differente su come vivere la vita, io penso che vi troverete sicuramente molto, molto, molto bene, insomma. Perché la vita va vissuta, cioè, ci stanno cose che vanno fatte, che sono importanti. Grazie, grazie sempre per ascoltare i video di Marco Calabro e arrivederci al prossimo video.